Saranno Franco Zeffirelli, Pippo Baudo, Arisa, Gerardo Greco e il professor Brunangelo Falini i personaggi che saranno premiati nella 10ª edizione del Premio Rosa dell'Umbria, l'evento di spettacolo e solidarietà che ogni anno conferisce un premio speciale ad artisti e personaggi legati all'Umbria e che si sono distinti in diversi settori: cultura, arte, medicina, scienza, sport e giornalismo. La serata benefica è in programma sabato 6 dicembre alle ore 21, si terrà anche quest'anno al Teatro Lirico di Santa Maria degli Angeli, e il suo ricavato sarà devoluto per le attività solidali segnalate dai frati del Sacro Convento di Assisi. Padre Enzo Fortunato, la 10ª edizione della Rosa dell'Umbria al Lyric di Assisi, il Sacro Convento di Assisi protagonista per una serata di spettacolo ma anche di solidarietà, come un po' nel cliché di tanti eventi che vi vedono in primo piano. Sì, diciamo che generalmente organizziamo ad Assisi, portiamo avanti dei messaggi molto forti. Questa volta ci hanno invitati, abbiamo risposto positivamente segnalando due realtà, la Casa Rossi e l'Ospedale delle Missioni in Africa, perché ad Assisi nella preghiera e sui nostri tavoli arrivano tante richieste. Queste ci sono sembrate significative, le abbiamo proposte all'associazione che l'ha accolte volentieri. Io credo che tutto questo ci fa dire che quando batte il cuore nella sua generosità e nella sua capacità di stare accanto agli altri, l'uomo diventa più nobile, più bello, più buono. Anche attraverso sanfrancesco.org la Basilica, il Sacro Convento è sempre più un protagonista anche mediatico, tanti da tutto il mondo vedono sempre più riferimento anche in questo sito. Beh, ormai il portale San Francesco è diventato davvero, direi, una strada privilegiata. Io l'ho chiamato il più grande pellegrinaggio virtuale della storia contemporanea, perché da tutto il mondo sono più di 18 milioni in pochi mesi che raggiungono San Francesco e vi depongono la loro preghiera, la loro speranza, il loro grazie. E poi è un portale anche di informazione, quindi permette di sapere tutto ciò che accade al Sacro Convento, accade direi all'ombra e al cuore del francescanesimo. E quindi vedremo anche la Rosa dell'Umbria, se vogliamo qualche spicchio. Già c'è, l'abbiamo messa. Di grande richiamo il parterre degli ospiti che come ogni anno sono umbri o legati all'Umbria per eventi o iniziative di particolare rilievo. Franco Zeffirelli, di Pippo Baudo, di Arisa, cioè ognuno nel proprio ambito un'eccellenza, com'è nello spirito di questo premio? Ma sai, è difficile parlare di questi grandi personaggi perché oramai la gente sa tutto di questi personaggi. L'unica cosa che noi ci teniamo a sottolineare è la loro presenza al Premio Rosa dell'Umbria, quali, come dire, estimatori del nostro territorio, hanno fatto tanto per il nostro territorio, e la Regione dell'Umbria la cosa che poteva fare è quella di così ospitarli e consegnargli un premio dovuto, perché sono davvero delle eccellenze importanti, sia a livello regionale ma a livello nazionale, forse anche mondiale, perché se parliamo di uno Zeffirelli che ha fatto tanto per il cinema, io penso che non è che abbia avuto poi tanti riconoscimenti nella sua vita. Questo è un piccolo riconoscimento per un grande artista, così anche per lo stesso Pippo Baudo, ma diciamo per il professor Falini. Il professor Falini è un futuro premio Nobel, è un grande medico, un grande professionista, per la ricerca scientifica è davvero un onore averlo al premio, e consegnargli questa rosa d'argento è davvero un compito importante per noi piccoli mortali, piccoli organizzatori di eventi. Dare a un uomo così, che lavora, la sua vita l'ha fatto sposare per la salute della gente, davvero per noi è molto importante. Le nostre gratificazioni sono proprio queste. Tra l'altro è una cosa importante che ha sottolineato in conferenza stampa, che dei oltre 8.000 coupon
inviati dai lettori del quotidiano che ha affiancato questa manifestazione del Corriere dell'Umbria, la stragrande maggioranza ha indicato proprio in Brunangelo Falini il destinatario meritevole di questo premio, quindi significa che al di là dello spettacolo dei riflettori c'è anche chi lavora dietro le quinte ma fa un lavoro visibile. I lettori conoscono Falini, per fortuna, sanno quanto di grande è stato fatto e lo hanno voluto premiare. Esatto, di quello che poi sappiamo negli ultimi tempi ha avuto davvero tanti riconoscimenti, però io sono convinto che il premio Rosa dell'Umbria sia uno dei riconoscimenti che avrà nella sua bacheca proprio per la sensibilità che gli Umbri gli hanno voluto dedicare. Allora, evviva un grande nome come Falini di casa nostra, che fa tanto per la salute dell'umanità. La conduzione della serata Lyric sarà affidata a Veronica Maia, conduttrice Rai, Orazio La Rocca, giornalista di Repubblica, Barbara Chiodini, protagonista del programma televisivo Donna Avventura, e al direttore di TRG Giacomo Marinelli Andreoli. Nel corso dell'evento verrà presentato l'ultimo libro del regista Franco Zeffirelli dal titolo Francesco, fratello sole, sorella luna. Al termine della conferenza stampa è stata consegnata la targa speciale Premio Rosa dell'Umbria al Sociale 2014 ad Alessandro Rossi, presidente dell'Associazione I Pagliacci di Terni, per l'impegno e il sostegno ai bambini malati e alle persone in difficoltà. I proventi della manifestazione saranno destinati alla Cassa di Riposo Andrea Rossi di Assisi e alla raccolta e spedizione di medicinali per l'ospedale di Missioni Cattoliche Italiane presso il Monastero delle Benedettine nella Repubblica Centrafricana, coordinato dalla dottoressa Patrizia Emiliani. Da quest'anno la sinergia è importante col Sacro Convento di Assisi e la solidarietà sempre protagonista, anche oggi in conferenza premiata un'associazione che ha un ruolo meritorio soprattutto per i più piccoli. Sì, dunque il Sacro Convento per noi è stato un arrivo importante, dato che la facciamo ad Assisi. San Francesco per noi ci illumina per la sua santità. Ma nella grande organizzazione che ha il Sacro Convento potevamo in qualche modo ospitarli in una manifestazione come questa, perché hanno davvero tanta energia, tanta volontà per scopi solidali. Assisi si presta appunto a un premio di questo tipo, dato che, l'ho detto in conferenza, fa parte di uno dei petali della Rosa dell'Umbria, che è una rosa fatta nel 1864, un libro del nostro amico, purtroppo avvocato, Bragazzi, Giuseppe Bragazzi, e è stato appunto un fautore di questo premio, proprio perché ha voluto individuare un fiore nella nostra valle. Assisi fa parte di questo fiore e in Assisi c'è il Sacro Convento che dà possibilità a tante organizzazioni di esprimersi e fare delle iniziative davvero importanti anche a livello spettacolare. L'associazione, dicevamo, dei pagliacci premiata. Dell'associazione dei pagliacci, no, però volevo aggiungere un'altra cosa che non abbiamo detto, forse il padre Enzo non mi ricordo che l'abbia detto, è che i fondi di questa manifestazione vanno al Serafico di Assisi e parte andranno comprare dei medicinali per una chiesa nel Centro Africa, per cui sono davvero fondi importanti e mi auguro di vedere il Teatro Lyric pienissimo, cioè il ricavato andrà destinato totalmente in beneficenza, totalmente in beneficenza. Dicevamo appunto di una premiazione che ha caratterizzato questa conferenza stampa. Dicevamo delle tante nomination, abbiamo avuto circa 7.000 nomination per il professor Falini, le altre quasi completamente sono andate a questa associazione, un'associazione che abbiamo conosciuto grazie all'aiuto dei coupon arrivati in sede e del nostro sito che conoscete, premiorosadellumbria.eu. Davvero è un'associazione che
sta dando molto nel sociale a Terni, i Pagliacci, con il suo presidente, che fanno della terapia del sorriso un mezzo importante per cercare di far guarire i bambini negli ospedali. Ci hanno detto tante cose nella loro descrizione per le attività che fanno. Eravamo anche contenti di ricordare un'associazione che generalmente si ricordano poco, queste associazioni che sono sempre fanno attività negli ospedali, ma per il public relation non è che sono molto, come dire, considerati, anche perché non hanno tanta visibilità. E da quest'anno volevamo appunto aiutare questi amici, perché sono amici, anche loro fanno tanta solidarietà, con una collaborazione diretta, più diretta, al Premio Rosa dell'Umbria, tant'è vero che gli abbiamo dato il premio al sociale. We'll be right back.